Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi una recensione per tutti gli amanti della pesca. Sono andato ad acquistare alcuni articoli a prima vista un po' inusuali, appunto per gli amici pescatori. In questo caso andiamo a fare quindi un unboxing e vediamo un attimo a cosa servono. Innanzitutto vi lascio i link in descrizione degli articoli così potete acquistarli esattamente su AliExpress e devo dire che i prezzi sono davvero contenuti. Li trovate però anche eventualmente su Amazon, magari vi lascio anche i link di Amazon così arrivano più in fretta. Il primo articolo, ne ho presi due come vedete, è questo. È in silicone, abbastanza duro. E vi permette, anzi vi lascio un attimo indovinare, secondo voi che cos'è? Ve lo dico, vi permette di chiudere le canne a due pezzi, come in questo caso io ho una presso per lo spinning, adatta per truttare, persici al lago. Allora, come funziona? Al posto di questi elastici che appunto col caldo poi si spappolano, si rompono, o al posto di annodare a mano, eccetera, con cordini e mica cordini, questo qua vi permette in un attimo di andare a posizionare la vostra canna, chiudere la vostra canna a due pezzi tenendola ferma. Come vedete c'è una scanalatura che è più larga in questo caso, dove andrete a mettere l'asta principale più grande, mentre qua al lato, come vedete, potete mettere la parte della canna, l'altro pezzo di canna più fine, o lo potete anche mettere all'interno qua. Dovete un attimo scegliere in base alla dimensione della vostra canna. Tra l'altro, sulla pagina AliExpress dove ho preso questo, ci sono diverse dimensioni. Quindi questo qua ha una dimensione un po' più contenuta e l'ho preso apposta per la canna da spinning più piccola. Quindi lo vado a far entrare qua, vedete? E si è già bloccato. E poi dopo la parte qua la uso per andare a inserire l'altra bacchetta. Premo, ferma, solida, non cade più. In questo caso io ho la mia canna da pesca compatta, chiusa e non devo preoccuparmi di elastici o di altro. Ok? Tra l'altro ci sono anche questi fori dove potete legare eventualmente un amo. Vi faccio vedere anche che ovviamente l'altra canna che ho, che questa non è da spinning, non ha ovviamente la possibilità, a parte che questa qua non è neanche una due pezzi, ma non andrebbe neanche all'interno perché è troppo grosso. Vedete? Quindi dovete comunque vedere la misura della vostra canna prima di acquistare questo pezzo. Dovete vedere un attimo la dimensione corrispondente. Primo acquisto fatto, presi due pezzi e questi mi sono costati, se non erro, 3 euro, sì, con la spedizione compresa. Un altro articolo che ho acquistato per altre canne che ho, ma si può acquistare anche, si può utilizzare anche, scusate, per la canna da spinning, sono queste fascette molto morbide, spesse. Questa parte è, non dico gommosa, ma quasi, e c'ha un velcro. Come funziona? Adesso mettiamo via questa canna. Si va a prendere semplicemente la canna, si fa un giro o due, si posiziona, magari in questo caso vi faccio vedere in alto, si posiziona questo taglietto dove c'è l'anello, lo si fa passare dentro, ok, così che rimane bloccato, e poi semplicemente si va a girare fino a che si vuole appunto bloccare la canna. Quindi guardate, bella compatta e la canna sta ferma, non si muove. Ovviamente se ne mettete uno qua, ne dovete mettere poi anche uno alla base, come sempre. Come vedete ne ho comprato un pacco da 5, anche questi li ho pagati sui 3 euro, compresa la spedizione, e ovviamente sono comodissimi perché vi permettono di mettere via le canne comodamente e tengono il tutto bloccato, anche perché c'è questo taglietto. Arriviamo però al pezzo forte, ovvero
effettuando anche la pesca al mare con una canna che può essere a fondo, ok? Ci sono tanti modi per segnalare ovviamente la mangiata, no? Il più classico dei modi è appunto avere un anellino che suona quando la canna si piega. Un altro modo è mettere uno starlight, ovviamente sulla punta della canna, oppure un anello alla lenza, cioè dove c'è il filo vicino al mulinello, abbassare il filo e quando c'è la mangiata l'anello va su. Però le starlight spesso e volentieri sono appunto usa e getta, ti durano quelle ore e poi non funzionano più. E cercavo qualcosa un po' di diciamo qualcosa un po' più di innovativo e che unisse un po' sia il suono ma anche l'aspetto luminoso. Guardate cosa ho comprato: queste specie di starlight con anellino incorporato ricaricabili. Sono due, tra l'altro non vi ho detto che questi si trovano in diverse colorazioni, quindi questo è un giallino fosforescente, più un verde, ecco, ma si trovano anche rosso, bianco, eccetera. Vi consiglio di prendere colori accesi per vedersi meglio. Le fasce, anche quelle, ci sono rosse, verdi, eccetera. Questi si possono prendere sia entrambi gialli e arancioni, oppure ci sono anche di diversi colori. Quindi dovete un attimo scegliere voi. Io ho preso il duo giallo e arancione. Come vedete c'è un campanellino che quindi si sente se non state lì a guardare la canna. E poi c'è questo starlight ricaricabile. Come è strutturato? Allora, c'è un campanellino, è una specie di molla che come sentite fa rumore, quindi vi permette di sentire la mangiata. Quindi se non state guardando la canna potete sentirlo, e poi c'è questo LED qui sotto che vi permette di sentire, di vedere, scusate, visivamente la mangiata. Come funziona? Qua c'è uno sportellino che si apre e si chiude, una specie di stoffa, si va a inserire col filo qua dentro, si chiude in questo modo e quindi voi avete il filo e tutto all'interno. Poi ovviamente me l'ho andato un attimo a sistemare, ok? Il filo rimane qua e questo rimane sopra così non dà fastidio. Quindi immaginatevi la canna col filo e via. Allora, come vedete si può svitare questo perché c'è anche la pennetta, questa specie di pennetta USB che vi permette di ricaricarlo. Come vedete, questa si può mettere al PC o anche in un semplice power bank come questo, quindi con un ingresso, e andate direttamente a svitare questa specie di starlight, si svita come vedete. Una volta svitato, questo va inserito all'interno di questo buchino, ok? E una volta inserito fa click, ok? E dovete andarlo a collegare a un alimentatore normale o al computer o quello che volete. In questo caso segna rosso perché si sta caricando. Quando segnerà il blu, immagino appunto che sarà carico. Una volta che carico, si prende e si può posizionare all'interno. Vediamo un attimo intanto che si carica l'altro prodotto che cambia solo per il colore. C'è anche una guarnizione, se vedete state attenti quindi a non perderla, l'importante è chiuderlo bene. Una volta caricata la batteria a litio, andate a inserire all'interno, ok? È uguale come le inserite, anche così va bene. Andate ad avvitare. E vi resta il sensore fisso, quindi quando vedete che va giù, ovviamente capite nella notte che avete il pesce, ma suona anche. Guardando proprio la canna come avevamo visto prima, adesso la vado a montare giusto per, ma comunque il concetto è quello che ci siamo detti. Quindi si va a attaccare, ok, come abbiamo già fatto sopra.
si chiude, si deve ovviamente mirare e via. Quindi quando c'è la mangiata si sente il rumorino e si vede che va giù la luce. C'è anche però, sempre sul link che vi lascio, la versione che vi permette di prendere appunto la versione col sensore, quindi in teoria quando va giù si accende, lampeggia. Costava 4 euro però quella versione, ok? Quindi questa qua invece che ho pagato io costava un pochettino meno e ho preso quella con due pezzi. Ci sono diverse combinazioni, c'è anche la versione in cui avete l'USB con due ingressi per poter caricarne due, io ho preso solo quella da uno. Comunque la batteria vi dura una notte senza problemi e vi faccio vedere anche ovviamente il colore giallo, tanto per, è davvero luminoso, tra l'altro non scotta neanche, e vado a mettere il giallo, come vedete già si può notare, davvero luminoso e funzionale. Ovviamente ci sono due batterie, una e un'altra che la devo ancora caricare. Quindi con questo vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima review. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete richieste o domande non esitate a pormele. Link in descrizione di tutto, alla prossima review.